Ciao Bethesda, The Strangers, capitolo 1, fa già capire dal titolo che siamo dentro un'operazione editoriale di saga e questo è un momento interessante perché questo film sembra voler fare quello che hanno fatto i bravissimi Ty West e Mia Goth con un ritratto femminile all'interno della rappresentazione dell'orrore, della violenza e dell'horror e anche proprio dell'intrattenimento statunitense. Nel corso degli anni con X, Pearl e Maxine, sembra che questi qua vogliano fare la stessa cosa. E questi qua, fra poco lo diciamo chi sono: c'è Renny Harlin alla regia, il finlandese pazzo, autore del divertentissimo secondo Trappola di Cristallo e non solo, ovviamente, anche uno dei nightmare più divertenti in sequel. Ecco, Renny Harlin è sempre stato dentro Hollywood, nonostante sia finlandese. Lo hanno praticamente preso dopo il primo film fatto in Finlandia perché sembrava uno di loro. Io mi immagino sempre queste scene con l'elicottero che arrivano ovunque, i nostri amici hollywoodiani che sfruttarono la seconda guerra mondiale per avere geni del calibro di Fritz Lang e altri dalle loro parti e poi hanno sempre continuato a ovviamente prendere e lo fanno tuttora, eh. Guardate, siamo in un momento in cui da Gabriele Muccino, Pablo Larraín, Sebastian Leio, Susanne Bier, sempre più autori anche europei sono stati, o sudamericani grandi come Larraín, sono stati e continuano a essere attratti da Hollywood. Per Hollywood intendiamo comunque qualsiasi tipo di meccanismo produttivo ed editoriale che vada a influenzare e a modificare il mercato inglese in lingua. Pedro Almodóvar, il suo primo film, Room Next Door. Leone d'oro a Venezia. Ok, quindi in questo momento qua storico in cui ancora sempre ovviamente l'America, ma per l'America intendiamo anche il prodotto in lingua inglese che ha un mercato molto vasto, interessa sempre tanti. Renny Harlin è stato veramente uno di questi che fa parte della storia in chiave action perché è un ottimo regista di azione spy, forse è il suo film più divertente, più bello con la compagna dell'epoca Gina Davis ed è sempre stato un regista assolutamente capace di fare il regista. Ho visto qualche cosa anche qui, ma qui c'è un'idea editoriale che soppianta tutto. Insomma, in poche parole, Strangers era un horror realistico, senza metafisico, di Bertino, Brian Bertino del 2000, del 2008, che diventa praticamente una saga. Quindi lo riprendono paro paro e c'è sempre l'idea dell'home invasion, dell'attacco a casa di queste persone mascherate che non sono Michael Myers, ma sono Michael Myers. Infatti io sono proprio non io proprio non ce la faccio più a vedere questi che inclinano come Nick Castle nel primo Halloween, bellissimo. Quella era Michael che, con questa intuizione magnifica dell'attore che faceva Michael Myers in Halloween di Carpenter, era Michael quasi che osservava una sua opera d'arte, che era gente magari infilzata alla parete con i coltellacci degli slasher lunghi così, no? La Michael, che era molto forte, era molto grosso, e quindi infilzava, tu rimanevi appeso anche a 3 metri, e lui come un quadro, come se fosse alla mostra, questa era l'intenzione di quei geni. Nicca, leggenda vuole che fosse di Nick Castle, che peraltro è un regista, Nick Castle, nemmeno di scarsa qualità. Insomma, Nick Castle, che era Michael Myers, per il suo amico John Carpenter, ebbe l'intuizione del. No, ecco, allora lo vediamo ovviamente da quel momento, lo vediamo ovunque, sempre ci fa piacere, ma a un certo punto anche no, qua lo fanno continuamente e questo vi fa capire veramente quanto è bello il cinema e quanto un gesto, un segno di un film di fine anni 70 possa, no, poi ancora proseguire. Guardate che bella che è l'arte, è sempre stato così dalla pittura alla letteratura e noi amiamo il cinema e succede nel cinema, tutto il cinema. E qua stiamo dentro che cosa? Il cinema della paura, dello spavento, possiamo dire dell'horror, dell'orrore, anche se non ci sono i mostri del metafisico, però insomma il primo Strangers di Bertino era questo, Scott Speedman e Liv Tyler, belli grossi, belli grossi come Michael Myers. Erano attaccati da epigoni di Michael che, a differenza di Michael, poi non capivamo chi erano e rimanevano stranieri, The Strangers. Ci avevano il sacco in testa, ci avevano le facce da bambola, come Michael che aveva rubato la maschera di William Shatner di ovviamente di Star Trek. Ed erano inespressivi ed erano metafisici nell'idea, no? Ma in sostanza erano delle persone.
Qui adesso noi abbiamo Strangers capitolo primo, noi abbiamo. Ci sono delle variazioni, noi appassionati ci divertiamo per le variazioni. Qua c'è più problema legato all'allevamento l'allevamento intensivo di carne, una cosa che riguarda la Gen Z, giustissima, sacrosanta. Qui c'è mangi l'hamburger che schifo, molto interessante. Quindi il maschio che mangia l'hamburger troppo. Che buffo, no? Dal 24 al 2008, no? Tutti questi inserimenti, che divertente. Brian Bertino è al soggetto, ha preso i soldi, ha dato l'ok, ma non ha partecipato alla sceneggiatura, e quindi è considerato ovviamente la fonte. Bertino è l'autore, che già non diresse il secondo Strangers, fecero buoni soldi. E adesso loro che cercano di fare? Per loro intendiamo appunto ovviamente anche Courtney Solomon, Mark Anton, Christopher Milburn, che sono poi alla fine gli ideatori, perché sono i produttori. Arlin viene chiamato. Arlin c'ha pure una certa età, ragazzi. Renny c'ha 65 anni, anche se è sempre cinema, e il vero cinema non muore mai. Ha fatto un sacco di scemenze pure. Poraccio, viene coinvolto pure nell'esorcista allucinante quando rifiutarono quello di Paul Schrader. Insomma, è uno di noi, Renny Harlin, è un avventuriero, no? Noi gli vogliamo bene perché è ovviamente un viaggiatore. È un viaggiatore, è anche uno che dall'Europa è andato a Hollywood ragazzinissimo. Insomma, fece il bellissimo Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master, che è uno dei più belli. Insomma, fece un Die Hard 2 veramente di grande livello. Gli vogliamo un sacco bene. Fece Cliffhanger, che era quasi orribile. Ma poi alcuni di noi provarono a rivalutarlo con Sylvester Stallone sulle Dolomiti, insomma. E poi alla fine, in mezzo a tutte queste scemenze, arrivò con Spy, che era veramente pazzesco, e che in originale non era Spy per l'Italia, in originale era The Long Kiss Goodnight. Che bomba di film! Che bomba di film! 65 di budget, 95 worldwide, e quello arrivò nel 96. Va bene, insomma, io amo Renny Harlin anche proprio per il concetto di regista che è, per il concetto anche di approccio cinematografico che ha e che ha sempre avuto. Qui lui dice: che problema c'è? Devo fare Peter Jackson? Insomma, gli hanno fatto fa Tre Strangers, che è un template che viene dal 2008, quindi di nuovo siamo a casa, solo che adesso mangiamo gli hamburger. Ci sono un po' di tranquillo weekend di paura che non c'era nel primo, e cioè: ma che c'è state a fare in Oregon, voi di città, noi siamo campagnoli, vi odiamo. Tanto che a un certo punto tu pensi che gli Strangers che attaccano questa coppia siano degli indigeni, ma occhio. E quindi la Gen Z, i giovani di oggi, vi parlo da un'ottica del 24, arrivano nella cittadina, lui vuole sposare lei, c'è sempre qualcosa dello Strangers con quei due cristoni di Liv Tyler e Scott Speedman, che già davano tutta un'altra idea, era tutto un altro mondo. Invece nel 24, lei è vegetariana, ma ancora sopporta questo maschio chissà per quanto. Questo mi ha incuriosito, perché effettivamente lei comincia ad avere dei disagi nei confronti di questo che mangia i cheeseburger. Questo è il film oggi, interessante. Lui è un maschio di oggi che non solo c'ha ancora un po' troppa attrazione nei confronti della carne, forse per stare con, appunto, questo mi interessa, con un soggetto sociale più evoluto, non solo perché è una donna che so meglio di noi, ma in questo caso lei già sta facendo una scelta alimentare che è quella che si deve fare per il futuro. E a un certo punto lui c'ha pure l'asma. Quindi è un maschio di oggi più. È il famoso inalatore, che voi sapete, se c'è un inalatore in un film, si perde. Lo sapete sempre, che c'è sempre quella scena del: no, l'ho dimenticato! Oppure: te l'ho dimenticato! Oppure: no, me ne devo occupare io del tuo inalatore! Io impazzisco, mi piaccio. Bisognerebbe un bravo critico, che non sono io, dovrebbe fare un elenco di tutti gli inalatori. Queste sono le cose che andrebbero fatte, bellissimo. Tutto un montaggio degli inalatori. E perché ovviamente sapete che senza inalatore, ai ai ai, i due finiscono in una casa Airbnb, e comincia questo film con tanto vinile pure rispetto al 2008 inquadrato, tanto vinile. C'è Sprout and the Bean di Joanna Newsom, che è una canzone che era presente nel film di Bertino del 2004, ma c'è anche Night in White Satin dei Moody Blues del 67,
enfasi su inquadratura del vinile, catapecchia, scricchioli, lei e lui se vorrebbero sposare, lui mangia gli hamburger, è asmatico, lei si fa la cannetta ed è lei in charge, fantastico, lei dice, oh, io ho un lavoro nuovo, tu vieni con me, bellissimo. Quindi mi piacciono ovviamente questi cambiamenti sociali, con lui che sì, arranca in mezzo, però lui ogni tanto è distratto dai cheeseburger. Anche questo, no? Noi uomini in passato eravamo, noi Michael Douglas in passato eravamo distratti da alternative sessuali sentimentali, adesso lui è distratto dal cheeseburger, e anche questo, cioè c'è lei e lui fa, ho dei pensieri alternativi a lei sessualmente, sentimentalmente, il cheeseburger, e questo anche mi fa morire perché lo trovo molto divertente. Poi però a un certo punto il film diventa anche noiosissimo, perché quando arrivano gli strangers, che palle, a me non piacciono, vabbè, l'ho già detto prima, fanno così come Michael, c'hanno le mascherine, uno c'ha il sacco rovesciato, Scarecrow come l'orrido, quello nell'orrido Batman di Nolan, le altre c'hanno la bambolina, Pin-up Girl, e vanno in giro sti tre noiosissimi a insidiare, così, ecco, là il film secondo me crolla. Invece l'inizio un po' tranquillo, un po' di paura, che cazzo ci fate qua, l'antipatia degli indigeni, anche un lupo non mandare a venire a Londra del maestro, e loro entrano in una locanda, sembra l'entrata di Lupo Mannaro, tutti li guardano male, lui chiede sempre, c'è qualcosa per la mia fidanzata vegetariana, e tutti, vegetariano, no? spam, cheeseburger, l'omaggio del Saturday agli altri maestri, ai Monty Python, per spam, a un certo punto, no, te devi mangiare la carne, lui, a quel punto, infatti, più ci penso, più il film è... lui che va verso la carne, no? Che non è il film di Marco Ferreri, ma è proprio l'hamburger, perché la carne per Ferreri era Francesca Dell'Era, cioè, ma era, e invece adesso più penso che l'alternativa per questo maschio sia effettivamente il cheeseburger con tanto cheese, extra bacon, extra cheese, e rispetto a un femminile che sta andando, questo me lo sta facendo rivalutare. Peccato che poi però il film diventa un po' ripetitivo, molto ripetitivo, è di nuovo Strangers, e qua torniamo all'inizio della videorece. Vogliono fare quello che hanno fatto, ma in una chiave più franchise. E guardate, io sono curioso, poi Renny Harlin mi ha fatto tanta tenerezza, perché ha detto, io ho girato tre film back to back insieme. Ecco, allora, Peter Jackson fece una cosa un po' più complessa, perché Peter Jackson girava una scena della Compagnia dell'Anello la mattina, una scena del Ritorno del Re il pomeriggio, e una scena delle Due Torri la sera. Adesso, amico Renny Harlin, tra il corpus, con tutto il rispetto per il corpus letterario di Brian Bertino, e per letterario ed editoriale intendo anche proprio il suo Strangers, che non so proprio, che non è Tolkien, non è proprio la stessa cosa, Peter Jackson penso si sia trovato in una situazione molto più complicata rispetto a te, che devi filmare comunque della gente che se insegue col coltello anche molto lentamente e che fa così con la testa quando ci guarda come Michael Myers. C'è una differenza, perché? Ci stiamo chiedendo, ci sono i film col perché. Perché state a fare questo? Speak no evil, le due risposte in Speak no evil, perché state a fare questo? Ci sono due risposte anche qua, c'è la risposta che veniva data in Strangers, c'è la risposta che viene data qua, che è un po' più in linea con Un tranquillo weekend di paura. Non aggiungo altro. To be continued. Allora voi direte, sì, ma ne vale la pena? Ma ragazzi, ma che volete che vi dica? È un tentativo editoriale anche un po' astruso. Il film ha fatto qualcosa, sta a 50 milioni worldwide, 8,5 di budget, vabbè. Però noi alla fine dobbiamo pensare a lei, a Madeline Petsch, che non abbiamo visto molto, perché io ho più visto Froy Gutierrez, il cheeseburger man. Invece Madeline Petsch è Maya Lucas, la fidanzata di Ryan, e invece che To Be Continued. Quindi insomma è una saga, The Strangers capitolo 1, sarà accattivante e divertente, colta e raffinata come X, Pearl e Maxine? Non penso, perché qui ci abbiamo, appunto, non solo non ci abbiamo Tolkien, ma non ci abbiamo manco Ty West e Mia Goth come fonte. Lì c'era proprio una grande intesa autoriale e un grande progetto autoriale di
maschio e femmina che uniscono le loro forze anche in produzione e dicono: ok, che cos'è stata la donna nel Novecento dentro lo spettacolo? Bella, ecco un'idea. Bella. E infatti i festival li hanno accolti e Ty West è uno molto amato da Venezia, è stato in concorso con Orizzonti, io mi ricordo la produzione di Pearl fu un evento a Venezia, quindi insomma tutto molto... E Miyagot e Ty West hanno trovato veramente la quadra per una trilogia che rimarrà nei cuori e negli occhi di noi appassionati, ma del pubblico, perché sono film divertenti, sono film intelligenti. Questo qua, boh, non so, abbastanza divertente lo è, soprattutto per queste differenze, il cheeseburger, la donna e l'uomo, però quanto sarà produttivo lo scopriremo solo alla fine di questa trilogia, che... Non so quanto stancamente, penso stancamente, si svolgerà davanti ai nostri occhi. Oppure no, oppure invece nel capitolo 2 e 3, wow, succederanno delle cose pazzesche. Ho letto che Lenny Harlin ha lavorato molto col DOP per dare delle atmosfere diverse. Ma che te puoi inventare da sta roba? Mi sembra sempre tutto uguale, cioè, però. Che volete che vi dica? Questo è il mio capitolo primo. È un X, Pearl e Maxine. Più ciofeca, cioè più su un concetto, più su uno schema. Quella era un'idea, quella era un'opera. Questa è un'operazione? Sì. Peraltro è affascinante, e questo lo diciamo a chiunque voglia fare prodotto audiovisivo anche nel nostro paese, in Italia, più chiunque, cioè alla fine l'oblio, il diritto all'oblio. Io non ho diritto all'oblio, sono un critico. Forse gli appassionati anche non hanno diritto all'oblio perché sono appassionati, quindi sono legati a qualcosa. Invece il pubblico comune, cosa che molto spesso nei critici, negli appassionati capiscono, invece per me è molto chiaro e per me è molto importante, ovviamente ha il diritto all'oblio. È necessario l'oblio, se no non si va avanti, ragazzi, se no dicono: no, vabbè, questo film somiglia troppo a quello là del 43. Il pubblico è innocente, a differenza nostra, è innocente in termini tecnici, semiotici, e quindi questi segni che sono sempre uguali a segni del passato. Meno male che li dimenticano, perché se no ci fermeremmo, si fermerebbe il racconto, perché non è che arrivano idee originali ogni settimana e non è nemmeno giusto che sia così, perché noi dobbiamo raccontarci anche sempre le stesse storie per cercare anche di capire perché ci raccontiamo le stesse storie e l'abbiamo anche capito attraverso lavori di critici, analisti, ma anche sociologi, ma anche antropologi e quindi... Devo così, andremo avanti in questo momento, ma alla fine questa operazione ci insegna e questo primo capitolo, qualche magari non cinematograficamente, però se uno si imbatte in Strangers capitolo 1 può anche arrivare alla fine, soprattutto se è un pubblico dell'oblio, questa operazione ci insegna che l'oblio conta moltissimo per poter andare avanti. Alla fine il film di Bertino non è manco del 70 come Halloween, è del 2008, eppure giustamente noi lo dimentichiamo, il mondo l'ha dimenticato. Guardate, oggi con tutte le produzioni che ci sono si dimenticano le cose, stiamo rivedendo il Buco 2 e avevamo già dimenticato il Buco 1, che era un film peraltro del Covid, del 2020. E quindi pensate 2008-2024, se vabbè, ciao, Bertino poteva proprio rifare tutto Strangers, nessuno se ne sarebbe accorto. Hanno avuto questa idea i produttori e quindi provano a fare una trilogia che poi alla fine cercheremo di capire da che parte andrà. Quella di Ty West e Miyagot l'abbiamo capita molto bene e ci è piaciuta da morì, perché erano tre contesti storici, tre donne e due cineasti di grandissima intelligenza e destrezza autoriale. E qua invece se va un po' più lenti, se va un po' più Rennie Harlin, che è un classico, che Rennie Harlin dice: vabbè, ma a me che me frega, e quindi e noi gli vogliamo bene anche, lo rispettiamo per questo, perché è un regista di questa tradizione. È come Luigi, possiamo dire, è come Luigi Comencini e Francesca Comencini. E quindi lui è dentro una tradizione anche di sfruttamento e di shooter, e quindi di regista che si presta e dice: vabbè, io voglio lavorare, c'ha 65 anni, è successo di tutto, l'hanno pure investito con la macchina mentre stava a fare un esorcista, che è un miracolo che è ancora in piedi Rennie Harlin. Cioè c'è tutto questo, c'è il tempo che passa, l'uomo che invecchia, il cinema che cambia, e Rennie Harlin appartiene a quella tradizione. E quindi è anche molto colto e bello che lui rientri in questa tradizione qua, perché è la sua, è coerente. Ty West e Miyagot stanno da un'altra parte e è affascinante paragonare i due progetti, che però cercano di essere simili,
Vediamo che succede. Ciao, Bettase!